funziona. Beh, dunque, sono un po' emozionata, devo dire la verità, perché non sono abituata a parlare in pubblico e perché devo dire che presentare Michela per me è un onore, prima di tutto. Allora, spezziamo subito questo clima un po' celebrativo, pazienza un attimo, perché sono in grande imbarazzo anch'io, perché la presentazione di Anna è stata così, è stata imbarazzante. Mo' ti ci metti anche tu a parlare di me come se fossi morta. Abbiamo pazienza un attimo, cioè siamo qui per fare una conversazione in familiarità, il fatto che anziché essere 20 siamo 100, non deve cambiare, cambiando l'ansia. No, però è vero, io veramente questa cosa non è che la dico adesso dopo aver sentito parlare lei. Veramente per me era un onore, lo sanno i miei familiari che sono laggiù in fondo, a cui da una settimana, che nonostante il trasloco di cui prima appunto fa pagare i cari gatti, dico: Dio, devo andare a presentare Michela, non ce la farò mai, non riuscirò mai a fare questa cosa. Quindi questa è la premessa. Il libro, allora facciamo così, parliamo del libro invece, che il libro ne ho sentito parlare ancora prima chiaramente che tu lo pubblicassi, perché ne avevamo parlato, perché tratta un tema molto particolare che secondo me non è poi quello su cui si sono centrate invece molte discussioni, quello dell'eutanasia, ma parla più di una maternità, della maternità in senso più ampio, quindi la maternità che è quella di adottare un figlio, quindi di sceglierlo. Lì scegliere veramente il figlio da adottare, non l'adozione in senso più generale, e perché poi c'è il ruolo della maternità che è gioia e dolore, e in questo caso appunto la Cavadora lo compie fino in fondo, cioè compie fino in fondo la scelta di essere madre anche di chi sta morendo, di chi ha bisogno, quindi presta la sua opera. Quindi tema difficile da un certo punto di vista, da un altro punto di vista estremamente interiore. Io non so quanto sia facile poi capire la maternità vissuta in questa maniera qui. Siamo abituati appunto ai figli, alla maternità più ostentata, quella più semplice, quella della bellezza di diventare madre. In questo libro invece secondo me questo è il tema fondamentale che si affronta. Eutanasia, e so che invece è una delle diciamo delle cose di cui si parla del tuo libro parlando di eutanasia, però non è quello che secondo me di cui tu volevi parlare, non è l'eutanasia in sé.